Una donazione al reparto di malattie infettive e un'altra a quello di terapia intensiva. Così l'Associazione Volontari Ospedalieri di Arezzo è comunque vicina all'ospedale San Donato di Arezzo, in cui i volontari purtroppo non possono entrare a causa della pandemia. Quanto vi è mancato entrare in ospedale? Tanto, tanto, lei non si può immaginare quanto si è sofferto, perché vedevamo e sentivamo per televisione, poi io venendo sempre in ospedale, le persone sole e non poterle aiutare, perché il nostro è più un aiuto per il morale, no? Perché noi non siamo né infermieri né medici, quindi alla malattia ci pensano loro. Noi curiamo quello che è il morale delle persone. E in questo momento ci sarebbe stato proprio tanto bisogno, però siamo stati costretti a uscire dall'ospedale. Al reparto di malattie infettive sono state donate 3 poltrone che potranno usare sia i degenti sia i parenti quando il reparto verrà riaperto. A quello di terapia intensiva, invece, sono stati donati 2 elettrocardiografi. Sicuramente il primo utilizzo è per i pazienti, perché comunque molto spesso hanno bisogno di essere mobilizzati dopo lungo degenze, per cui c'è proprio il passaggio da letto a poltrona, per poi rimetterli anche in piedi grazie all'aiuto dei fisioterapisti, che sono un elemento fondamentale, diciamo, nel percorso terapeutico e assistenziale dei pazienti. E è ovvio che quando noi riapriremo, mi auguro quanto prima, l'ospedale anche alle visite dei familiari, la possibilità di permanenza di un familiare per qualche minuto potrebbe essere, indicato, utilizzata la poltrona anche per le comodità di un familiare. I numeri di occupazione dei posti letto nella cosiddetta bolla Covid sono ancora alti, ma la pressione al San Donato comincia ad allentarsi. La pressione sta un po' diminuendo, i numeri dei ricoverati stanno scendendo, anche se non con una velocità, particolarmente elevata, però dei segnali significativi ci sono. Noi ci auguriamo che questi stessi segnali si manifestino anche con i nuovi casi nel territorio, perché sono quelli i numeri che ci permettono di prevedere poi l'andamento dei ricoveri. Se scendono quei numeri, siamo certi che prossimamente i ricoveri potranno scendere con l'andamento che tutti speriamo.